Sara Digitale è un'associazione che contemporaneamente lavora su una interpretazione delle opportunità che offre la tecnologia per rinnovare la scuola e una struttura che forma, abitua i professori a scambiarci opinioni, costruisce contenuti ma soprattutto opportunità di miglioramento dei professori. Impara Digitale è un bellissimo progetto alla cui idea ho aderito con convinzione fin da quando mi è stata prospettata l'idea di costituire l'associazione. Cosa vogliamo fare? Aiutare i docenti ad usare le tecnologie in modo efficace a scuola. La produzione di software che deve aiutare il docente a lavorare meglio nell'attività di pianificazione e di costruzione del rapporto quotidiano anche con gli studenti. Questo è un progetto che si chiama Curriculum Mapping. Una piattaforma di curriculum mapping, cioè una piattaforma dove i professori, gli insegnanti e i consigli di classe possano costruire e disegnare un curriculum disciplinare condiviso tra colleghi della stessa scuola, di altre scuole, condiviso verso gli studenti che ricevono in tempo reale contenuti digitali didattici e rimandano le loro produzioni didattiche, condiviso tra dirigenti scolastici o coordinatori didattici che possono supervisionare il lavoro dei propri docenti. Perché non proviamo noi ad offrire una procedura, aiutare gli insegnanti, no? Li mettiamo in un ambiente in cui ci sia una procedura già chiara, semplice, che li accompagni passo passo in questa programmazione per competenze, che gli indichi praticamente la strada. La didattica oggi non si può certo affrontare solo pensando di portare internet nelle scuole, quello è un pezzo, è l'infrastruttura abilitante, ma poi ci vuole chi utilizza le tecnologie in maniera metodologica, cioè supportata da un metodo come corpo insegnante per insegnare, e ci vogliono degli strumenti per i ragazzi che gli permettano di sfruttare questi nuovi metodi per essere competenti ad affrontare delle situazioni con un portato loro proprio di competenze che viene abilitato proprio da questi strumenti, da questo nuovo modo di porre conoscenze e competenza. Un momento veramente straordinario per tutti, come Impara Digitale siamo assolutamente orgogliosi di vedere un teatro così pieno di ragazzi pronti a fare. Il punto più a favore del tablet è che ci permette di confrontarci con gli altri. Noi non siamo più gelosi dei nostri lavori, ma condividiamo tutto ed è una cosa veramente fantastica. Le postazioni all'interno di questa aula scomposta riproducono un po' gli ambiti o i luoghi in cui i ragazzi sono normalmente abituati a lavorare in casa. Loro si aggregano come desiderano, possono farlo anche individualmente, i gruppi sono assolutamente spontanei. Se lo studente deve personalizzare il proprio percorso di apprendimento, deve anche essere libero di scegliere le modalità con chi e in che modo, in che tempi studiare. Chiaro che noi diamo delle tempistiche estremamente ferree, cioè dopo un'ora devono aver svolto un certo tipo di lavoro, ma il percorso con cui loro lavorano e che noi osserviamo e che noi seguiamo deve essere assolutamente personale dello studente. Una cosa fondamentale, noi siamo in un liceo ma in qualsiasi scuola, il fatto di avere il digitale non vuol dire assolutamente abbandonare il tradizionale, anzi il digitale serve per potenziare e incuriosire, condurre lo studente proprio a scoprire quel mondo classico che ci appartiene, che fa parte della nostra cultura. Quindi è chiaro che l'interazione tra le varie materie, la trasversalità, il lavorare insieme, permettere agli studenti di spostarsi, di muoversi, di aggregarsi, diventa assolutamente fondamentale. Oggi abbiamo una tecnologia che consente di arrivare alle banche dati di tutto il mondo. La capacità di dominare queste banche dati e di interpretarle dipende dalla capacità dell'insegnante di dare metodo di apprendimento ai suoi studenti. In Impara Digitale io mi occupo del tema del monitoraggio. In che cosa consiste? Le scuole che aderiscono al progetto e che hanno formato i loro docenti con le nuove metodologie didattiche che prevedono l'utilizzo dei tablet in aula hanno sottoposto all'associazione Impara Digitale
le classi dei loro istituti che verranno monitorate, compileranno un questionario di ingresso, compileranno poi un questionario di conclusione dell'esperienza al termine dell'anno scolastico, corredate dall'insieme dei voti che lo studente ha conseguito. Nella formazione di Impara Digitale due sono le parole chiave: competenze e tecnologie. Competenze perché i formatori cercano di promuovere nella scuola quelle metodologie che possono sviluppare le competenze degli studenti. Tecnologie perché l'innovazione tecnologica è fondamentale per promuovere questo tipo di competenze. Impara Digitale ha portato avanti tutto questo insieme a molti professori che l'hanno incontrata nel corso della loro carriera, che si sono formati e che hanno formato altre persone. E il suo futuro è certamente di essere un polo di attenzione e di realizzazione dell'innovazione nostra.